Annuncio evento, ci vediamo domenica 1 dicembre nel negozio GameStop del centro commerciale Arese a Milano. L'evento si terrà dalle 16 alle 19 e soprattutto sarà un evento gratuito, quindi non dovete pagare nulla e non vedo l'ora di incontrarvi per farci tante foto e giocare insieme. Vi aspetto! Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video, benvenuti in questo nuovissimo spacchettamento Pokémon, carte Pokémon. Oggi andremo ad aprire questo box speciale della collezione di Galar, Scorbunny, versione Zamazenta. È carinissimo. In prossimi video andremo ad aprire anche questi due box. Su questo c'è un riflesso di luce incredibile, ma abbiamo la versione di Grookey, sempre Zamazenta, e la versione di Sabol, però quella lì di Zacian. Se quindi siete curiosi di vedere questi spacchettamenti, se volete più video del genere, lasciate un bel mi piace adesso. E se vi piacciono gli spacchettamenti di carte Pokémon nei gameplay, iscrivetevi anche al mio canale, tappando anche la campanellina per non perdere nessuna notifica, mi raccomando. Mi trovate anche su Instagram come FrenchyDreamsOfficial. Giù in descrizione nel primo commento ci sarà il link per andare a seguirmi. Ma allora partiamo subito. Qui abbiamo il box e la cosa che mi ha attirato subito di questo box, devo confessarlo come mi ha attirato di tutti gli altri box, è proprio la spilla, questa spillina di Scorbunny. Ah, parentesi, iniziamo dal kit di Scorbunny perché in Pokémon Scudo è lo starter che io ho scelto. Allora iniziamo ad aprire. Qui c'è un po' di plastica da rimuovere. Qui è un po'... impossibile non colpire il cellulare che sto utilizzando per riprendere le carte o il microfono che è di qua, ma sto facendo una strage, va bene. Quindi questa è la box, qui abbiamo Scorbunny, qui c'è scritto collezione Galar, la spillina, mentre sul retro c'è scritto il contenuto. Scorbunny e i suoi amici sono in visita da Galar, sempre di corsa, traboccante di energia e pronto alla lotta. Scorbunny è il nuovo Pokémon iniziale di tipo fuoco. Preparati al tuo prossimo viaggio con le carte promozionali dei tre Pokémon iniziali, una spilla da collezione e 4 buste di espansione. Quale modo migliore di inaugurare la tua raccolta dedicata a una nuova regione? Questa collezione contiene 3 carte promozionali olografiche di Scorbunny, Grookey e Sabol. Una carta olografica gigante di un Pokémon V, leggendario Zacian o Zamazenta. Una spilla metallizzata, 4 buste d'espansione, una carta a codice. Ok, andiamo ad aprire il tutto. Questo kit l'ho pagato sui 23 euro o poco meno. Anche se ho 2 kit di Zamazenta, una carta gigante e 3 starter, li regalerò al mio ragazzo. Allora, se riuscissi... ok, si è aperto il tutto. Allora, questo è il codice del kit. Questo qui grande, questo codice del kit grande lo tengo per me, mentre qui i codici delle bustine li do a voi. Abbiamo trovato subito le prime carte, la carta gigante e le 4 bustine. Allora, partiamo proprio dalla spillina. È un qualcosa di incredibile, mi piace un sacco. Cioè, guardatela, è piccina, è adorabile. Sicuramente l'andrò ad attaccare da qualche parte. Carinissima, mi piace troppo. Scorbunny mi piace tantissimo come Pokémon. E devo dire che tra i 3 Pokémon iniziali è quello che ha l'evoluzione, la terza evoluzione, che mi piace di più. Senza offendere nessuno, Rillaboom è quello che mi piace di meno. Poi qui abbiamo la carta di Zamazenta. È fighissima, è immensa e guardatela, è olografica, stupenda, davvero davvero stupenda. Scarta un'energia speciale del Pokémon attivo del tuo avversario. Ok, però guardatela qui. È immensa, gigantesca e mi piace un sacco, è la mia prima carta grande che ho, quindi sono molto felice. Andando alle carte promozionali abbiamo qui Sabol con botta e pistola acqua, anche questa olografica super carinissima. Grookey, anche questa olografica, come Pokémon iniziale questo qui è proprio troppo tenero. Poi l'evoluzione diventa troppo brutta, mi dispiace. E poi Scorbunny, cioè, però che nessuno si offenda, cioè, se a voi piace, vi piace, cioè, come non può piacervi Scorbunny, cioè, non è che... non dovete sentirvi offesi, è semplicemente un gusto personale che sto esprimendo. E poi abbiamo Scorbunny, che è tra tutti il mio preferito, cioè, guardatelo quanto è tenero. E poi è iperattivo, non sta mai fermo, è un po' come me, quindi ci stiamo. Qui abbiamo le nostre 4 bustine, abbiamo Eclissi Cosmica con i 2 leggendari, Sole e Luna gioco di squadra. Ok, un altro Eclissi Cosmica e Guardiani Nascenti. Ok, devo dirvi la verità, mi aspettavo che ci fossero tutte carte di Eclissi Cosmica all'interno. Non mi sono informata un granché quando l'ho acquistati, li ho visti, mi piacevano, li volevo portare sul canale, li ho acquistati e basta. Considerando il fatto che comunque io non ho nessuna carta di queste espansioni, ok, ci sta. Partiamo da questa, gioco di squadra, su cui ci sono i Pokémon di tipo erba e un Bulbasaur che urla, mettiamola così. L'apriamo al contrario perché altrimenti si vede qual è la prima carta. Questo è il codice.
Queste sono le carte. Trick 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ok, partiamo. Abbiamo un Nidoran maschio, che è carinissimo, mi piace Nidoran. Un Larvitar, anche carinissimo. Psyduck, Psy. Vulpix, mamma, questi li conosco tutti. Pawniard, questo anche lo conosco. Stranamente, mamma mia. Energia di tipo folletto. Dowblade. Non lo so, doppia lamina, chiamiamolo così. Tentacruel. Ricevuta di ritorno strumento allenatore. Oh oh, questa è carinissima. Abbiamo un Bisharp ed è fighissima. È un holo reverse, mi piace molto. Poi abbiamo un Blastoise, che anche se non è chissà, che è comunque rara, da quel che mi sembra, sì, che è comunque rara, mi piace un sacco. Mi piace Blastoise come Pokémon, ma non c'è nessuna carta che andrà nelle sleeves. Andiamo a questa qui, Sole e Luna, Guardiani Nascenti. Codice tutto per voi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allora, Geodude di Alola, che è orribile. Atrat, che non lo conosco. Litwick, che anche mi piace tanto, però questa proprio, questo artwork non tanto, ho visto artwork molto più belli. Pancham, anche mi piace tanto e si trova nella mia squadra al momento di Pokémon Scudo. Fatemi sapere giù nei commenti voi quali Pokémon avete nella vostra squadra. Snorunt, questo artwork mi piace parecchio. Energia di tipo folletto di nuovo. Un Glail, devo dirvi la verità, questo Pokémon lo detesto. Un Pokémon che in tutta sincerità non ho la più pallida idea di come si pronunci e lo chiameremo scoiattolo incazzato. Un Weeping Bell. Bella questa! Una Reverse Holo, davvero bellissima. E poi abbiamo un Machamp. Ok, anche questa è Holo, però uffi, adesso io volevo le carte super fighe. Vabbè, passiamo ai pacchetti proprio dell'espansione che ci interessa di più al momento, ovvero questa qui di Eclissi Cosmica. Iniziamo a aprire il primo pacchetto. Già ho visto un Litleo. Basta, non so quanti ne devo avere di questi Litleo. Allora, Litleo, poi ognuno lo pronuncia sempre un po' come vuole. Codice 1, 2, 3, 4, 1, 2. Litleo, Simba. Coughing, Nospas. Mamma mia, ce ne ho 8 miliardi. Snorunt, stessa cosa, con il pupazzo di neve a forma di Pikachu, stessa cosa, ce ne ho un 15. Rockruff, stessa cosa, energia di tipo elettro. Jolteon, che mi piace tantissimo, ma già ce l'ho. Grinta di N, che già ce l'ho, cioè io ho aperto in totale. Questo, proprio di Eclissi Cosmica, è il 8, è il nono pacchetto che apro e ho già stesse carte ovunque, va bene. Un Mawile, che devo dirvi la verità, l'ho sempre trovato adorabile fino a quando non ho capito che questa era una specie di bocca che ti aggrediva. Oh, Tropius, bellissimo reverse holo. E un Sylveon, Buffy, vabbè, che comunque mi piace tanto perché è l'evoluzione del nostro Eevee in versione folletto. Ultima bustina, ci siete? Ci siamo? Ultima bustina, vediamo un po' che succede. Dai, allora qui riponiamo le nostre fiducia, le nostre speranze in quest'ultima bustina. Partito sto tutta storta. Mi sta venendo un mal di schiena incredibile. Devo trovare una postazione dove poter girare questi video bene. Abbiamo il codice, eccolo qui. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok. E al contrario. Quindi ok. Abbiamo Oddish con profumino che mi fa morire. Ralts che con teletrasporto. Sandygast che non mi piace per nulla. Sfeel, ne ho 3. Cottony, che mi piace ma già ce l'ho. Energia di tipo acciaio, se non sbaglio. Una carta allenatore, alleati Ibis e Suiren. Ambipom, basta Ambipom. Golduck, basta Gold. Oh bella, Iglybuff, che mi piace, Iglybuff mi piace. E 1, 2, vedo qualcosa, vedete anche voi? Ho visto qualcosa sbiluccicare, vedete? Oh mamma, fa che non sia un doppione. 1, 2,
No, bellissima! Wishiwashi, se si pronuncia così è un nome bellissimo, GX! Wow, bellissima questa! Il Pokémon non mi piace tantissimo, però la carta è davvero fighissima. Quindi questa andrà nella Sleeves. Qui ho il mio paccone di Sleeves dal set allenatore fuori classe. Ma la andiamo a mettere qui, bella, bella, bella. Quindi questo è ciò che abbiamo trovato dal nostro box. Mi aspettavo un qualcosina in più, però la spilla è bellissima. Comunque nei prossimi video andremo ad aprire questi altri box. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate, fatemi sapere, fate la collezione di carte Pokémon, se sì, quali carte avete, fatemi sapere anche quali Pokémon ci sono nella vostra squadra di Pokémon Spada e Scudo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace adesso e per iscrivervi al canale cliccate sul pallino che vedete sotto di me, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate sulle miniature che vedete al lato. Io vi saluto e ci vediamo presto con un nuovissimo video. Ciao!